Buonasera, in studio Massimo Bonella per il programma Osservatorio Antimafia qui a Radio Science TV in collaborazione con Pianeta Oggi TV di Venezia. Sono le ore 22:04. Saluto alla regia centrale in Radio Science a Treviso Rosario Moreno. E dunque, prima di iniziare, io sento un rientro in cuffie. Ecco, adesso no, adesso va bene. Allora, prima di entrare nel nostro programma Osservatorio Antimafia, che vedremo la rassegna stampa della testata Antimafia 2000 e pianetaoggitv.net, vi volevo dare un aggiornamento per quanto riguarda, o meglio, per quanto riguardano i gravi incidenti che si sono verificati in questi ultimi giorni, ultimissimi giorni, incluso oggi, potremmo dire in queste ultime ore, in autostrada A4 Serenissima. Come sapete, è un'autostrada che potremmo definirla satura di mezzi pesanti, in modo particolare quelli provenienti dall'est europeo, e spesso accadono degli incidenti molto seri, gravi, dove ci scappano anche i morti. Un'autostrada sempre più a rischio, potremmo anche dire un pericolo pubblico. Dunque, vediamo di fare una rassegna stampa. Allora, da Venezia Today: incidenti stradali, Porto Uraro, inferno in autostrada, furgone contro autocisterna, un morto e chilometri di coda. Lo schianto verso le 7:30 di mercoledì tra Latisana e Porto Uraro. Caselli in entrata chiusi per il tempo necessario. Si è verificato anche un altro incidente nello stesso tratto. Dopo il tragico schianto di martedì sulla tangenziale di Mestre, a meno di 24 ore di distanza si è registrato l'ennesimo incidente con esiti mortali. Autostrada A4 chiusa fra Latisana e Porto Uraro in direzione Venezia mercoledì mattina, interdette al traffico anche le entrate di Latisana e Porto Uraro in direzione Venezia. La circolazione è ripresa normalmente verso le 10:30. Dunque, cosa potremmo dire? Molto spesso accadono situazioni di questo tipo, specialmente lì nel tratto Palmanova, Latisana e insomma Porto Uraro. Ecco, c'è praticamente una zona dove ci sono dei lavori in corso e ci sono delle velocità ben precise da rispettare, che per gli autoveicoli, cioè per quanto riguarda le autovetture, è di 80 km all'ora. Per quanto riguarda invece i tir, sono di 70 km all'ora, se non anche 60, se non ricordo bene, però è molto più basso. Succede, questo lo posso io testimoniare, che solitamente non faccio più non salgo più in A4 appunto per motivi di sicurezza, però mi è successo una sera a rientro da Trieste, una domenica sera, c'era anche una grande nebbia, gli autotreni, i tir dopo le 22, ma anche prima, molto spesso mi accorgo, iniziano a partire. E insomma, andando in direzione Venezia, durante il tratto di lavori in corso, c'era da rispettare, a maggior motivo con la nebbia, gli 80 km all'ora. Bene, anche perché se non si rispettano, ci sono, attenzione, gli autovelox, quindi vuol dire prendersi delle multe, e vuol dire che un viaggio tipo Venezia-Trieste ti viene a costare anche il triplo, quindi non è conveniente per nulla. Eppure dietro da me c'erano autotreni che ti suonavano, che strombettavano, che sorpassavano, e c'è il divieto di sorpasso, quando che loro dovrebbero invece viaggiare molto meno degli 80 all'ora, appunto come è segnato da 70 o anche meno, in questo caso che c'era anche la nebbia. Appena terminato comunque il tratto di lavoro in corso, ecco, io ho visto che questi tir hanno cominciato poi a sorpassarmi alla grande, in velocità che andavano praticamente dentro un muro di nebbia. Ora, ve lo immaginate se magari a qualche metro più avanti, che per quanto sono alti, però non si vede
avanti lo stesso non si vede, non è perché sono più alti si vede più distante, quando c'è la nebbia c'è la nebbia. Se uno di questi autotreni si fosse fermato per qualche motivo o ci fosse stato un incidente poco più avanti, vi lascio immaginare tutti gli altri autotreni che arrivavano in piena velocità cosa sarebbe successo. Sarebbe stato un macello come alcuni anni fa, adesso non ricordo, sono passati diversi anni fa, proprio nel tratto, se non vado errato, Cessalto-Sannonà, ci fu un mega incidente a catena dove sono stati coinvolti decine e decine tra autovetture e autotreni e quindi feriti a non finire, insomma ci fu anche Antenna 3, mi ricordo, con delle edizioni straordinarie, quindi la cosa era appunto molto seria, un incidente gravissimo, ecco, succedono di queste cose qua. Quindi io posso testimoniare questi comportamenti, li ho visti. A maggior motivo, quindi non ci salgo in autostrada, allora c'è da chiedersi se effettivamente sono le strade pericolose o sono chi che guida i mezzi che sono persone un po' pericolose, che dovrebbero stare attente alla strada, non usare gli smartphone come spesso vedo, questo anche nei mezzi pesanti, e rispettare soprattutto i limiti di velocità, a maggior motivo quando c'è la nebbia. Ecco, questo quindi il discorso che posso tranquillamente dire perché l'ho visto, l'ho vissuto, l'ho avuto modo di verificare, infatti poi io ricordo di essere uscito, non mi ricordo a che uscita, ma sono uscito, ho proseguito per la statale 14 perché in quelle condizioni non c'erano le garanzie per viaggiare in sicurezza. Vediamo di consultare anche un'altra testata, Trieste prima, incidente mortale in A4, deceduto l'autista di un furgone, traffico in tilt. A causa della coda formatasi in seguito al sinistro è avvenuto un alto tamponamento tra tre mezzi pesanti. E qui naturalmente poi c'è tutto l'articolo. Vediamo come ha intitolato invece Il Friuli, ilfriuli.it, dunque incidente mortale in A4, riaperto il tratto Latisana-Portogruaro, un autista ha perso la vita nello scontro tra un furgone e una cisterna poco dopo le 7:30, ancora lunghe code in autostrada. E qui naturalmente l'articolo che spiega un po' nel dettaglio cosa è successo. Allora, attenzione dunque, ripeto, a rispettare i limiti di velocità, rispettare i limiti di velocità durante i cantieri interessati da appunto durante i tratti di autostrada interessati dai cantieri in lavoro in corso, perché anche ci sono gli autovelox, rispettare i limiti di velocità quando ci sono i nebbioni, eccetera, eccetera. Bene, anzi male, perché è una situazione questa qui, insomma, che comincia a preoccupare veramente, perché quasi tutti i giorni si verificano incidenti anche gravi in autostrada A4 e non solo comunque, perché poi c'è anche la 1, la Baldassi, che sono autostrade che non è che siano tanto di meno, ma l'A4 in modo particolare stiamo constatando che c'è questa situazione che preoccupa. Allora, veniamo adesso alla rassegna stampa di Antimafia 2000. Allora, subito vi segnalo quelli che sono gli articoli, le rubriche in primo piano. Allora, a taglio primo a destra abbiamo diritto di critica, archiviazione per Saverio Lodato di Giorgio Bongiovanni. Poi a taglio primo medio il docufilm Avanti Mafia di Saverio Lodato, il video completo della presentazione del libro A casa professa a Palermo. Ricordo che su questo c'eravamo anche noi e abbiamo realizzato infatti il nostro settimanale Pineta Oggi Report, andato in onda poi anche su Saius TV, oltre che sul circuito interregionale delle televisioni del digitale terrestre, centro e nord-est d'Italia. Poi abbiamo anche, sempre sulla destra, le trasmissioni televisive di Antimafia 2000 TV. Dunque, sono delle video interviste che trattano appunto approfondimenti. Veniamo adesso ad altri articoli. Iniziamo con il pentito Anacondia, l''ndrangheta è la grande mamma di tutti, di Francesca Mundin. Poi, Nunca Mas, la ESMA dove i desaparecidos venivano trucidati, a cura della testata Antimafia 2000. Via D'Amelio e la strage di Stato, Fiammetta Borsellino. Perché? Un po' di chiarezza sul ruolo del PM Di Matteo nella ricerca della verità di Giorgio Bongiovanni.
Giuseppe Graviano racconta l'incontro con Fiammetta Borsellino a cura di Aaron Pettinari. Ed ora vediamo quelli che sono altri articoli messi in primo piano. Allora, omicidio manca, una tesi fondata su dati oggettivi. Per il tossicologo Giacane, l'ipotesi del suicidio del giovane urologo presenta troppe falle, di Lorenzo Baldo. Dunque, ho errato, il nome è per il tossicologo non Giacane ma Giancane. Ripetiamo quindi, l'ipotesi del suicidio del giovane urologo presenta troppe falle di Lorenzo Baldo, vice direttore di Antimafia 2000. Andiamo avanti adesso con altri articoli. Allora, delitto Mattarella, guanto sparito, si complica l'inchiesta. Non sarà possibile effettuare l'esame del DNA di Aro Pettinari. Poi ancora, aspettiamo che giri il rullo. Ecco, dunque, eccolo qui. Allora, 'ndrangheta stragista, Palmieri, servizi segreti dietro a progetto di destabilizzazione dello Stato di Aaron Pettinari. Insomma, sono articoli, come sentite, che fanno veramente pensare, ma insomma, cosa sta succedendo in questo paese? Ecco, viene da dire. E nel frattempo, dunque, gli articoli che abbiamo nominati scorrono, arriviamo quindi, dunque, ecco, presentazione del libro di Saverio Lodato, il docufilm su Antimafia 2000 TV di Giorgio Bongiovanni. Lo scorso 27 maggio, presso l'atrio Paolo Borsellino della Biblioteca Casa Professa, è stato presentato in anteprima nazionale il libro Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto, a firma di Saverio Lodato, giornalista, scrittore ed editorialista per Antimafia 2000. Una pubblicazione in questi giorni disponibile in tutte le librerie ed anche nelle edicole siciliane. Antimafia 2000 TV, avvalendosi della collaborazione dell'agenzia di pubblicità e comunicazione Sidonia Production, specializzata nei settori delle produzioni video, ha voluto documentare l'evento. Un vero e proprio docufilm con la regia di Luca Trovellesi Cesana, che racconta l'evento a cui, oltre all'autore, hanno partecipato l'attore e regista Piff, il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, che firma la prefazione del libro, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e gli autori Lunetta Savino e Carmelo Galati. Vediamo, ecco qui, poi potete naturalmente leggere con calma tutti i vari interventi, molto forti, molto di spessore potremmo dire, molto interessanti. Andiamo avanti, allora vediamo la rubrica Mafia News. Il boss dava ordini dal carcere, 19 arresti, clan Laudani di Antimafia 2000, c'è un blitz dei carabinieri a Catania. Lo sfogo dell'artigiano Raimondi, se sei povero sei un uomo morto, di Antimafia 2000. Caso Montante, proseguono le audizioni della Commissione Antimafia regionale. Veniamo ora alla rubrica Terzo Millennio. Dunque, dove porterà la guerra commerciale tra USA e Cina? Di Giulietto Chiesa, presidente di Pandora TV. Poi Argentina, processo per Escobar e la madre. E qui c'è un articolo praticamente dove si parla accusati che questi sono accusati di riciclaggio di denaro proveniente da traffici di droga a cura del giornalista George Almendras. Poi ancora andiamo nella sezione opinioni, riesumate il corpo di Attilio Manca. Qui c'è un'intervista a cura di Sandra Rizza. Poi allarme agromafie, Caselli e Masini, c'è del marcio nel piatto di Rossella Guadagnini. Ora siate seri, di Marco Travaglio. Andiamo poi nella sezione dilatura, una presa di coscienza e di posizione, il viaggio di Our Voice a Palermo di Davide Bonfigli. Alex Zanotelli, razzismo una santa collera di Alex Zanotelli.
E quindi andiamo poi nell'ultima parte a taglio basso, dove abbiamo la sezione di Alternativa Pandora TV, Giulietto Chiesa, il mio 68. Questo è un video tratto da pandoratv.it, dove appunto, come ho detto prima, Giulietto Chiesa è il presidente di questa televisione web da Roma. Draghi parla a Giulietto Chiesa. BCE vuole nuovo rigore, ma ora Merkel alla frutta di Americo Mascarucci. Poi ancora, prima e dopo la nostra cura di Pandora TV. Questo è, diciamo, un po', questa è un po' la rassegna stampa di antimafia2000.com. E dove in conclusione diamo uno sguardo anche alla nostra testata pianetaoggitv.net, diretta da sottoscritto. Allora, taglio primissimo, c'è un'informazione più che altro tecnica, regionale, Valdichiana Info non stop, cioè tutte le informazioni che riguardano la zona della Valdichiana, ma non solo, anche la Val d'Orcia, parte del lago Trasimeno, la Miata, insomma, praticamente tutta quella che è l'area che è compresa tra Firenze e Roma, ecco, sono pubblicate su radiovaldichiana.it, cioè nella home page radiovaldichiana.it del circuito Radio Science, dove stiamo andando in onda. In questo momento siamo in onda anche su Radio Valdichiana, perché oltre alla home page con tutte le informazioni si può ascoltare anche la radio, quindi i programmi provenienti da Treviso, cioè quelli che sono programmi più che altro in ambito regionale. Nella home page comunque potete avere tutte le informazioni di spettacoli, di iniziative culturali, folcloristiche, storiche, ambientali, eccetera. Poi ancora, andiamo avanti, allora sempre a taglio primo, un articolo molto importante, lo stiamo tenendo proprio a taglio primo, appunto perché è importante, è giusto che più persone possibili lo leggano. Si parla della mamma di Ilaria Alpi, nel nome di Luciana Alpi, la promessa di non fermarsi, di Stefania Limiti e Antonella Beccaria, l'ultimo saluto ad una madre, coraggio, che se n'è andata senza la verità. Eh sì, purtroppo. Noi comunque ritorneremo, ecco, su questo discorso anche con i nostri settimanali Pianeta Oggi Report, quelli che vanno anche sul digitale terrestre e sull'FM stereo. Poi naturalmente abbiamo l'articolo che ricorda la morte di Luciana Alpi. Andiamo avanti da Palermo, presentazione del libro Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto, a cura della testata Antimafia 2000 TV, antimafia2000.com per maggiori informazioni. Questo docufilm è stato riportato anche nella nostra testata Pianeta Oggi TV, perché abbiamo appunto una collaborazione con Antimafia 2000, non solo, anche con Pandora TV, dicasi la stessa cosa per quanto riguarda anche RST Radio Science TV. Andiamo avanti, le parole coraggio di Giuseppe Conte sulla mafia. Si insedia il governo Conte, cosa ne sarà della lotta alla mafia di Giorgio Bongiovanni. Poi il nostro reportage da Palermo, proprio in occasione della presentazione del libro di Saverio Lodato, con interviste ai vari relatori, ma abbiamo che emerge in primo piano un'intervista in esclusiva nazionale al PM di Palermo, Antonino Di Matteo. Processo Stato-mafia, come ricorderete, che è stato portato a termine con delle condanne molto importanti. Poi a seguire altre interviste, tra cui Lunetta Savino, la famosa nota attrice, Saverio Lodato, giornalista e scrittore, Armando Carta della scorta civica insieme a Adriana Gnani. Tutto questo in collaborazione con la testata Antimafia 2000 del circuito RTV, radio, televisione terrestre interregionale, quindi radio in FM stereo e emittenti televisive digitale terrestre, e naturalmente con Radio Science TV. L'editing e la conduzione della redazione è stata curata dal sottoscritto. E poi ci sono altri articoli, tra cui uno che riassume un po' tutti gli interventi dei relatori nel convegno della presentazione del libro di Saverio Lodato. Vediamo se abbiamo qualche altro articolo da segnalarvi.
che merita l'attenzione. No, questi sono i principali che abbiamo nella home page. Naturalmente nei prossimi giorni ci saranno nuove produzioni, nuove interviste. Allora, abbiamo in questo momento una break news, cioè una notizia dell'ultima ora. Ecco, parliamo, abituiamoci a usare l'italiano, insomma, la nostra bellissima lingua. Abbiamo appunto un'ultima ora dove si dice che Trump firma un provvedimento per evitare la separazione delle famiglie degli immigrati. Come sapete, c'è questa situazione gravissima, vergognosa in assoluto, dove i bambini vengono separati dai loro genitori e messi all'interno di alcune gabbie. Questa cosa qua veramente ha dell'incredibile. Ecco, perché succedono ancora queste cose in questo pianeta negli anni 2000? Risposta. Non lo so, onestamente. Ce lo domandiamo, qui naturalmente dovrebbe essere sempre motivo di approfondimento, di riflessione, perché non si può certo andare avanti in questo modo. Non è possibile che un pianeta sia metà ricco e metà povero, o meglio, una piccola parte ricca, ricchissima, e una grande stramaggioranza povera a livello proprio anche di che la gente muore di fame. Basta andare a vedere cosa succede in Africa o anche in alcune zone dell'America Latina. Insomma, ecco, non è possibile negli anni 2000 vedere ancora un pianeta ridotto così. Sembra che ci sia un disegno, perché sembra che questa cosa sia voluta, perché è impensabile, anche perché non si capisce perché il nord del mondo deve essere ricco e il sud invece povero, alla luce del fatto che il sottosuolo al sud del pianeta è più ricco rispetto a quello del nord. Insomma, c'è anche questo da mettere, no, sulla bilancia e poi valutare il tutto. Cioè, ci sono molti fattori, ma parecchi, che non tornano per niente. Dunque, alle 22:25 potrei chiudere qui questo programma di approfondimento Osservatorio Antimafia, però io vorrei sentire un attimo sull'ultima battuta che ho fatto il nostro, che devo dire che è un grande osservatore, il nostro editorialista di Radio Sirius TV, Rosario Moreno, che è colui che ci tiene anche la regia da Treviso. Io vi sto parlando da Pianeta Oggi TV in Venezia. Allora, Rosario, ecco, una tua opinione in merito a questo che ho detto. Come mai, ti rifaccio la domanda, come mai secondo te ci deve essere un pianeta che metà è ricco e metà è povero? Ma come mai? Perché è la risposta più semplice del mondo, perché pochi devono avere soldi e devono sfruttare la maggioranza delle persone. Quindi se tu tieni le persone povere, hanno sempre più bisogno di te e tu ti arricchisci di più. È molto, cioè, è semplice. Comunque è la famosa lotta di classe, io la chiamo così, no? Cioè, nel senso, si usava la parola lotta di classe ovviamente tra gli operai e i padroni. È la stessa cosa, era trasporto in quella che è la società. Molte persone vivono nella miseria perché altre persone si devono arricchire sempre di più. Tant'è vero che se noi andiamo in Africa, andiamo in altri paesi dove in questo momento ci sono delle guerre, quelle guerre non sono nate così per caso, ma sono state portate appunto perché bisognava vendere armi oppure perché bisognava impossessarsi di petrolio o altro. Cioè, rendiamoci conto, insomma, che i paesi ricchi, che poi questi paesi ricchi sono i più violenti. Oggi ascoltavo la notizia che gli Stati Uniti si sono ritirati dall'ONU, cioè non dall'ONU in generale, ma dalla parte dell'ONU criticano sempre Israele che non rispetta i diritti umani, no? Dalla Commissione dei diritti umani, e quindi gli Stati Uniti si ritiravano da questa commissione, non so come chiamarla. E tu basta che guardi un attimino in giro, no? Non solo leggere notizie, eccetera, basta guardare un attimino in giro quello che stanno combinando questi paesi. Stati Uniti in testa, non ci dimentichiamo che
per poter impossessarsi di un posto, di pozzi petroliferi, sono andati a uccidere Saddam, sono andati a uccidere perché era un criminale. Può darsi pure che sia stato un criminale, per l'amor del cielo, perché i dittatori non sono mai buoni a questo mondo, però non sono neanche buone le false democrazie. Hanno permesso l'uccisione di Gheddafi, che era l'unico che teneva un po' a freno la situazione degli immigrati, perché diceva, insomma, che commetteva gravi reati contro questa gente, no? In Libia. E poi alla fine abbiamo scoperto che siamo anche noi che facciamo così. Per esempio, non far attraccare una nave piena di migranti che gira per il Mediterraneo, non farla attraccare nel proprio porto, per me è uno dei più grandi reati di questo mondo, per il semplice motivo che stai facendo in modo che quella gente muoia, perché alla fine questo capita, vedi quanti morti. Però teniamo sempre bene in testa una cosa: fin quando esisteranno società capitaliste esisterà la diseguaglianza, e fin quando esisterà la diseguaglianza ci sarà la gente che si muore di fame. E non parlo soltanto dei paesi africani o il sud del mondo, caro Massimo, parlo anche di italiani. Si parla di oltre 2 milioni di indigenti italiani, quindi non a caso che stiamo creando la stessa cosa che è stata fatta nel mondo, negli altri paesi, la si sta producendo in Italia. Ecco perché ci sono questi poi movimenti o gruppi populisti che riescono a ottenere anche tantissimi voti. Che tu basta che è una persona che si muore di fame, gli dici che quello gli sta togliendo il lavoro, gli sta togliendo il pane di bocca, e il morto di fame diventa non un criminale, ma diventa una persona molto cattiva. Io penso che non riusciremo, fino a quando esisteranno i paesi capitalisti, non riusciremo a mettere a posto le cose nel mondo. Quindi, Rosario, vanno bene quelle che sono le trasmissioni di Giovanni Zianolin, il dottor Giovanni Zianolin, che a lunedì ottime. Ottimo, perché ecco, spiega e spiega molto chiaramente questa situazione. Zianolin è una persona in gamba, Giovanni, su queste cose fa delle bellissime trasmissioni, perché lui, quando parla di un argomento, te lo spiega e te lo fa capire. E il fatto è che la gente non vuol capire, Massimo. La gente adesso è distratta tra virgolette, dico distratta, da altre cose. È distratta dal fatto che non riesce ad andare in pensione, è distratta dal fatto che abbiamo pensionati da 500 euro al mese, addirittura abbiamo pensionati invalidi al 100% con 280 euro di pensione. E quando tu percepisci una pensione del genere e non riesci a mangiare, devi andare nei mercatini, quando chiudi i mercatini, a raccogliere la frutta che quelli dei mercatini, gli ambulanti, buttano, e parlo di italiani, non ti sto parlando di extracomunitari, sto parlando di italiani. Beh, a questo punto è molto facile creare nella gente il razzismo, come lo chiamo io, il razzismo verso le persone che sono diverse da te, oppure perché la pensano diversamente, oppure nel loro atteggiamento, o perché hanno una religione diversa. E quindi prendono il potere, molto semplicemente. Adesso abbiamo il potere, due movimenti populisti, che per me populismo non è una bruttissima parola, però come viene messo in pratica da questi personaggi, ecco, diventa una brutta parola. Oggi pur di andare sui media ti si dice: ah, voglio fare un censimento e mettere a posto i Rom, perché la gente pensa che li buttiamo fuori dall'Italia, ma questo non accadrà mai,
perché i Rom per il 50% sono italiani, cittadini italiani, un'altra parte è apolide e quindi per le leggi internazionali non puoi cacciarla dal tuo paese, e c'è un'altra parte che addirittura è rumeno di quei paesi che appartengono all'Unione Europea e quindi comunque non sono extracomunitari e non li puoi buttare fuori. Questo però non lo spiegano. E la cosa che mi meraviglia è che l'altro partito populista, l'altro partito, non partito, movimento, perché si è sempre definito movimento, io rispetto le definizioni che si danno, non ho letto, almeno può darsi che mi sia distratto e qualcosa abbia perso nelle varie letture che tu sai faccio la rassegna stampa, ma in merito a queste cose non ho letto granché, non ho detto grandi risposte. Allora io dico a questa gente, perché siamo partiti dal sistema internazionale del capitalismo, ricordiamoci che anche l'Italia è un paese capitalista, quindi anche in Italia devono creare le diseguaglianze per poter andare avanti. Io voglio dire a questa gente, non pensate soltanto ai migranti, perché ai migranti basta che noi risolviamo i problemi interni. I problemi interni è non buttare soldi in tramite cooperative, associazioni o che si sono ovviamente dimostrate truffaldine, e far rispettare le leggi non è difficile anche a chi viene nel nostro paese. Quindi noi ce la prendiamo con Trump, giustamente, perché io l'ho visto il video dove quel bambino gridava papà papà quando glielo toglievano, però bisogna anche dire che negli Stati Uniti, per esempio, adesso alla Camera e Senato andranno in discussione due leggi, che una che è quella che è a favore di questo distacco dei minori dai propri genitori, e mentre l'altra invece è per l'unione, per far stare i minori insieme ai propri genitori, quindi andrà in discussione questa legge. Però non ci dimentichiamo quelle che stanno facendo gli israeliani. Ci sono video su YouTube dove militari israeliani sparano addosso ai manifestanti, quando li colpiscono ridono e scherzano come se avessero colpito, e se hai un baraccone e hai colpito col tuo fucile a pallini il barattolo di latta che è sulla mensola che ti fa vincere il premio, mentre lì hanno sparato a un essere umano e semmai ucciso anche un essere umano, e ridi e scherzi su queste cose. I diritti umani vanno rispettati, la gente va rispettata, non c'è nulla da fare, non si può non rispettare. Fin quando non partiamo dal presupposto che bisogna rispettare gli altri, bisogna rispettare tutti, a quel punto puoi fare anche rispettare le leggi. Parliamo di un fatto in casa nostra, che si sta trascinando avanti ormai da anni, il caso Cucchi. Sul caso Cucchi si è detto tante di quelle cose, che era un drogato, ti ricordi, che poi è stato ucciso dai carabinieri. La bella notizia, tra virgolette, perché il povero Cucchi è morto, ma la bella notizia è che la Cassazione ha rigettato il ricorso dei carabinieri, perché ha detto la Cassazione che sono state utilizzate misure talmente brutali da produrre quelle gravissime conseguenze. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Francesco Tedesco, accusato di abuso di autorità insieme ai colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. Il reato era stato prescritto dal GUP. Il militare però voleva essere assolto nel merito, e non risulta, ha detto, che il giovane non sia stato sottoposto a un'attività illecita finalizzata a contenere l'arrestato attraverso l'impiego appunto di misure di rigore che si sono rivelate talmente brutali da produrre quelle gravissime conseguenze. Questo l'hanno scritto i giudici, lo potete leggere sul Fatto Quotidiano di oggi, il Fatto Quotidiano online. Non leggo tutto l'articolo perché non basta la notizia in questo momento. Sì, quando noi non riusciamo neanche a risolvere i problemi nostri, quando noi nascondiamo notizie in Italia di
sentenze, anche se in primo grado, dove si dimostra che alcuni esponenti dello Stato erano collusi con la mafia. Quando noi permettiamo, con quello che stiamo insegnando ai nostri giovani, che genitori picchiano i professori perché non gli dà la promozione oppure non gli dà un buon voto, questi sono fatti gravissimi. Poi dopo arriviamo anche ai fatti internazionali, era Massimo. Ma io credo che bisogna partire dalla base, bisogna incominciare ad educare i giovani, perché sono il nostro futuro, e dobbiamo educare i giovani a rispettare persone che arrivano da altri posti dove c'è la guerra, c'è la fame, c'è la distruzione, c'è la dittatura. Non perché li dobbiamo mantenere per forza, perché noi dobbiamo con gli extracomunitari dobbiamo sì farli atterrare qui, però è tutta l'Europa che poi deve intervenire. Adesso tutti quanti gridano sì, l'Italia è stata lasciata sola, ma non mi interessa questa. A me interessa sapere cosa state facendo. Allora incominciamo da questi paesi che sono in guerra e che noi abbiamo portato la guerra in questi paesi, a risolvere i problemi di questi paesi, e da qui partiamo poi a risolvere i problemi dell'immigrazione. Beh, cioè, ci dimentichiamo i nostri immigrati, i nostri migranti che sono andati all'estero, ci dimentichiamo sempre, eppure noi abbiamo avuto milioni di persone che sono partite dall'Italia e sono andate a lavorare all'estero, soprattutto negli anni 20. Eh sì. Ci dimentichiamo che siamo passati attraverso una dittatura che adesso vogliono addirittura farci la lezione che non è stata così brutta, no? Il fascismo è stata una dittatura brutale. Perché brutale? Perché era collusa diciamo, collaborava con i nazisti. Dimentichiamoci che c'erano fascisti che denunciavano partigiani, denunciavano persone, interi paesi che venivano distrutti dai nazisti perché erano stati denunciati dai fascisti. Questa è storia. Basta guardarsi il canale Rai Storia sulla Rai, sul digitale terrestre, quando fanno questi interessantissimi documentari. E crede che la Rai non è che sia come noi, no? Cioè, la Rai fa anche lei, informazione di parte. Però sui documentari e sulla storia, anche se la storia la scrivono i vincitori, però non ci dimentichiamo che dobbiamo trarre, cioè ascoltare, vedere, però noi con la nostra testa e con le nostre ricerche cercarci la verità. Nessuno ha la verità, non ce l'abbiamo noi, non ce l'ha nessuno, però se ci nascondiamo dietro il dito, allora non la scopriremo mai. Sì, non so se riesco comunque a portare avanti il discorso. Ho spaziato un po', caro Massimo, perché sono molto deluso. Sono deluso perché io vedo che soprattutto i giovani oggi non cercano l'informazione, non gli interessa. Oggi vedo che dopo 30 anni di televisione malsana che ci hanno costretto a subire, vedo che i giovani, ma non solo loro, cercano la notorietà, cercano di mettersi in mostra. Ma non è questo quello che ci interessa. Io voglio mettermi in mostra dicendo qualcosa di intelligente. Non voglio mettere un video su YouTube mettendo una stupidaggine e poi ti arrivano milioni di visualizzazioni. Di una cosa intelligente. Avrei 10 visitatori con una cosa intelligente. Lo abbiamo sperimentato, in effetti.
E Ma fin non quando solo, ma, noi. non, ma non solo, scusa se ti interrompo, ma addirittura anche dei personaggi, solo perché sono dietro a uno schermo, che ti scrivono delle indecenze, ti scrivono delle offese. Cioè io, guarda, ti dico, su alcune nostre trasmissioni sono stato una sera intera e ancora non avevo finito, ho dovuto andare avanti anche il giorno dopo a cancellare, eliminare tutti questi messaggi, che sarebbe veramente lì davvero fatto una denuncia, cioè che non finiva più, ma di quelle cose ho letto da fa spavento. Ecco, quindi voglio dire, noi siamo tra le cose anche giornalisti accreditati, sappiamo benissimo cosa intervistiamo, chi, ecco, gli argomenti che trattiamo, eccetera, no? E tu dovresti vedere che cosa c'è sotto. Allora, voglio dire, io, guarda, sono molto contento quando vanno in onda sul digitale terrestre, che almeno lì nessuna immondizia di persona, passami il termine, può andare lì e sporcare e scrivere. Si dice non diamo le perle ai porci, ma no, perché purtroppo succede anche questo nella rete. Cioè io sento che è molto valutata la rete, io invece su questo sono un po', ecco, contrario, perché appunto tutti possono andare lì e sporcare il lavoro degli altri, non c'è rispetto. Ecco, da quello riesce a un attimino a tastare il polso, a capire a volte che Massimo, società. ma noi Avanti. non dobbiamo dividere le cose. La rete, internet, è l'espressione della quello che ci trova, è l'espressione della nostra società. Lo trovi in rete, ma lo trovi anche per strada. Cioè, chi è che è in rete? Le persone che incontri anche per strada. Quindi la rete è uno strumento che, se viene utilizzato con intelligenza, ti può dare dei frutti positivi, ma in questo momento non è sfruttato al 100% con intelligenza. Hai capito qual è il discorso? Cioè, non dividiamo la rete con lei. La rete siamo noi, internet siamo noi. Cioè, io e te adesso siamo in rete, stiamo dicendo la nostra opinione. E come troverai milioni di persone che diranno la loro? Come troverai milioni di persone che scriveranno stupidaggini e anche offese. E quello è il No, era discorso. per dire, no, su alcuni Sì. video, diciamo così, banali, non trovi niente di offese o comunque al massimo delle critiche blande, così, no? Su invece video, soprattutto di taglio giornalistico, no? Dove ci sono degli argomenti che sono importanti, okay? E noi cerchiamo anche di sforzarci a spiegarli, insomma, a renderli chiari, e lì ti trovi di tutto. Cioè non è che ci sia l'attenzione da parte di questi personaggi, no, della rete, che dicono, beh, insomma, vediamo che loro cercano di dare una risposta a questi problemi, e bene, diamogli il buon lavoro, eccetera, anche se mai, non so, non condividiamo alcune affermazioni fatte da qualche relatore che viene intervistato. Ecco, no, vanno subito dritti a infangare il lavoro che tu hai messo lì nella rete. Ecco, questo ci dovrebbe essere, secondo me, un controllo, ecco, No, anche. ma certamente. Quindi, un'altra notizia che io non so quanti hanno ripreso, è sempre dal Fatto Quotidiano, caro Massimo, un'altra notizia, l'amianto. L'amianto non dovrebbe più esistere in Italia, l'amianto. Eppure è stato presentato il rapporto dell'Osservatorio Nazionale, dove si dice che ci sono 6.000 vittime nel 2017 e avremo il picco tra il 2025 e il 2030. Secondo i dati dell'ONU, l'osservatorio, no? Ci sono 40 milioni di tonnellate di fibre da bonificare, di cui 8 milioni friabili e per questo immediatamente pericolosi. Perché non parliamo di questo? Perché non cerchiamo di intervenire su questo? Eppure, se tu leggi l'articolo sul Fatto Quotidiano, c'è scritto che sono passati quasi 30 anni dalla messa al bando dell'amianto in Italia. E come mai ci troviamo ancora tutto questo amianto, dopo 30 anni? 30 anni ancora. Ci sono tante motivazioni, purtroppo questo è un problema, ma ad No, ma esempio. io parlo di notizie che la gente ne parlano, non ne senti parlare. Cioè, No, ne no, non sono parlano d'accordo. giornali come il Fatto Quotidiano, però non vengono poi riprese, riportate e se ne discute tra la gente.
queste fibre sono micidiali, quelle più piccole, però non ne scopri subito, la scopri dopo 10 anni, 15 anni, 20 anni. Ci sono delle notizie che ad esempio vengono portate alla luce dei riflettori dalle testate tra virgolette minori, no? Quando poi la testata, quella nazionale, che può essere i nomi che conosciamo, insomma, si sente circondata, no? Dobbiamo anche noi allora darla. Allora, prima la mettono, non so, a metà GR, poi ecco che verso il tardo pomeriggio, sera, arriva subito in prima notizia. Come dire, ah, che sappiamo, ce lo sappiamo anche noi, siamo qua in prima notizia. Ecco, invece non è così, perché ci sono le altre testate che alla fin fine circondano quella principale, e quindi quella principale è costretta a portare subito la notizia, altrimenti ci fa una brutta figura. Ecco, allora, certe notizie è anche vero che non vengono volutamente fatte emergere. Un'altra cosa che volevo riportare, Massimo, poi sai le notizie sempre si accavallano. Un'altra cosa, un'altra affermazione fatta da Salvini, che vuole chiudere le cartelle sotto i 100.000 euro. Cioè, il vice premier dice che vuole liberare milioni di italiani inconsapevoli a stragi. Ok? Però, dico, come si fa a combattere gli evasori? Cioè, Giovanni Tria dice che ci sono 12.000 evasori totali sconosciuti al fisco, e ci sono addirittura grandi evasori che hanno rubato in una media di 2 milioni di euro a testa. Si parla di soldi che si potevano recuperare. Tu mi vuoi mettere una legge per liberare gli italiani che guadagnano sotto i 100.000 euro. Posso essere d'accordo, posso non essere d'accordo. Ma non saranno mai i lavoratori che guadagnano 800.000 euro. Cioè, uno che vive di stipendio, quei soldi là non li vedrà mai. Quindi chi è che li guadagna quei soldi là? Io dico, bisogna semplicemente che noi, cioè che tutti quanti, ci mettiamo lì a studiare il sistema di come combattere l'evasione. Ma dobbiamo essere anche noi cittadini? Questa è un'altra domanda. La gente si pone queste domande, quelle che penso io, no? Sì, qui si apre un mare di riflessioni, di esempi, di situazioni. Andiamo avanti, e peggio è, perché per me c'è la mafia, ma ci sono anche tante altre cose. La mafia è pericolosissima, è radicata, ma ci sono tante altre cose che non vanno nel nostro paese. E non mi può un governo appena nato incominciare ad andare con proclami sui rom, sulle cartelle sotto i 100.000 euro che le vuole chiudere, cioè, capito? Cioè, e su altre cose del genere, sugli immigrati, cioè. Facciamo le cose, studiamo delle leggi, studiamo il sistema, come risolvere questi problemi. Ma basta proclami. Io voglio un articolo dove mi si dice che il ministro dice che si è risolto il problema dei migranti in questo modo, ma non mettendosi a muso duro e facendo morire semmai delle persone perché tu non le fai attraccare, ma risolvendo alla radice, alla base, la corruzione. Perché anche lì, secondo te, su questi campi dove arrivano gli immigrati non c'è corruzione? In Italia dappertutto ormai si vede che c'è corruzione. Io, purtroppo siamo sempre lì, parliamo delle stesse cose, benissimo, noi batteremo sempre su questi tasti perché la gente deve sentirli. Devono sentire. I giornalisti ecco, dovrebbero servire anche a questo, no? Cioè a far emergere questi aspetti per poi approfondirli in modo da trovare la chiave di risoluzione dei problemi. Ma invece. Vabbè, allora io cosa posso dire? Io guarda, ho ascoltato attentamente quello che hai detto, hai fatto una descrizione veramente eccellente, perché questi sono i dati di fatto. Posso solo aggiungere che se per ipotesi dovesse scendere un extraterrestre e vede una società in questo modo, ma è meglio che ci distrugga subito. No, altrimenti sarebbe peggio di noi, perché si attacca. No. Scherzi a parte, allora, sì, no, ma direbbe, no, ma scherzi a parte, sì, no, ma direbbe
Questo a mio avviso. Allora, di due l'una: o se ne va via immediatamente, fa inversione, scappa via, ok? Oppure ci compatisce, perché io credo che è peggio di così. Cioè, un uomo O che ci uccide corregge. un uomo che uccide i propri figli, vedi cosa succede nelle guerre, no? Ecco, un uomo che uccide se stesso. Un uomo che ha dichiarato guerra, si può dire in alcune zone del mondo, alla donna perché la costringe a fare quello che vuole lui. Cioè, io dico a questo punto qua, ma dove vogliamo andare? Ma possiamo benissimo, lo direi col megafono, ritiriamoci a testa bassa e stiamo per terra seduti e non facciamo più niente, perché l'unica cosa che fa questo uomo qua, come muove una mano, okay, o prende uno strumento in mano, è distruggere qualcosa. Questo è il dato di fatto. Mi sa che qui è veramente una minoranza che li conti sulle dita di pochissime mani, le persone che effettivamente sentono il problema, che amano la vita, che lavorano per la tutela della vita, okay? Che non hanno paura ad andare, per esempio, a fare la lotta contro la mafia, cioè mettersi davanti un carro armato. Ce ne sono veramente molto, molto poco. Ecco che il compito nostro, la nostra linea editoriale, è proprio quella di dare spazio. Cerchiamo nel nostro piccolo di dare spazio a questi personaggi. Io avrei finito, Rosario. Anch'io, Massimo, voglio solo ricordare ai nostri amici che, come al solito, questa trasmissione, come tutte le nostre dirette, andate a reti unificate sulle 11 web radio, più sui canali web TV, radiosites.it, su Facebook, YouTube, Twitter e non mi ricordo più quale altro canale, ma sto perdendo la memoria, dove stiamo spaziando dappertutto. Ricordo ai nostri amici che chi ha un televisore Smart TV che si collega in internet, in questo momento può sfruttare l'app di YouTube, cercarsi RST Science e guardare le nostre dirette streaming direttamente, co e comodamente seduto sulla poltrona, sul divano, guardarle dal televisore. Quindi, anche questo, poi arriveremo ancora a far di meglio, caro Massimo, tecnicamente. La rivista stiamo già lavorando per preparare il numero di luglio, quindi oggi siamo al 20, quindi da domani già dovrò incominciare a fare il lavoro di redazione per quanto riguarda la rivista. Quindi il 1° di luglio uscirà il nuovo numero, il 7, il numero 7 della rivista RST Science Pianeta Oggi TV. E peraltro per il momento è tutto e ricordo a tutti quanti, passate parola. Fate in modo che più persone ascoltino le nostre trasmissioni in diretta o che vadano a vedere anche le repliche oppure le registrazioni su YouTube. Vai Massimo. Benissimo, benissimo, benissimo. Grazie allora a Rosario Moreno, che ricordo, oltre a essere regista, che rappresenta la regia centrale di Radio Sirius TV di Treviso, è anche l'editore di questa emittente. Da parte mia, Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV.net, testata giornalistica All News di Venezia, da dove vi sto parlando. Non mi resta che chiudere qui il programma di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi, eventi nel mondo. No, scusate, quello l'abbiamo fatto ieri. Allora, vedi Rosario, anch'io inizio a Sì, perdere colpi. perdi i colpi, dai. Ecco, allora il programma di approfondimento Osservatorio Antimafia. Grazie per la vostra cortese attenzione, gentili ascoltatori. Vi lascio alla programmazione di Radio Sirius TV. Buonasera a tutti.